Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, se non mi tanto, oggi finalmente faremo il secondo step dell'easter egg di Die Machine, ovvero ottenere la RIP, sarebbe la nuova Wonder Weapon, copiata tra virgolette da Transit, che era quella Wonder Weapon che succhiava gli zombie, li smaciullava, solo che stavolta posto che risucchiare, spara anche delle onde energetiche, comunque poi lo vedremo dopo. Il nostro obiettivo adesso è far spawnare lo stronzo verde che comparirà tra il round 7, 8, 9. Dovrebbe comparire in questi round qua, infatti a me è comparso round 8. Quindi il nostro obiettivo è semplicemente ucciderlo. Uccidendolo, lui si suddividerà in due mini boss, sempre verdi. In più, se riuscite a fare una cosa carina, sarebbe, dato che lui lancia queste cose verdi, vedete questo fungo qua, no? L'obiettivo è far sparare al boss il suo sputo verde su quel fungo, in modo tale che da scuro diventi viola come è adesso. Questo per portarvi avanti più che altro con il potenziamento della RIP. Quando subisce danno si divide in due. Ok, se è suddiviso in due, si è caccato la minchia. Ora ammazziamo anche questi due. È così che raggiungo i miei obiettivi. Ok, vedete che hanno droppato questi oggetti qua gialli. In teoria ce ne dovrebbe essere un altro in giro, non solo uno. Comunque il pezzo che ci interessa è, appunto, lo vedete schiacciando il tasto pad per vedere se l'avete raccolto, è il pezzo della RIP, che sarebbe il quarto in basso a destra. Vedete, c'è scritto RIP, ci sono due oggetti, uno a tessera, l'altro non so dirvi in questo momento che cosa c'è perché non riesco a vederlo. Quindi, una volta che abbiamo ottenuto questo oggetto, dobbiamo recarci sotto nel bunker. Andare a destra. E interagire con questo macchinario, dove c'è la lucetta rossa. Interagiamo, si inserisce la tessera e ci viene dato quest'altro oggetto. Quest'altro oggetto adesso dobbiamo andare allo spawn. E cercare di farci un gruppetto di zombie, quindi possibilmente senza chiuderci, per poi attivare una macchina con l'ultimo oggetto che abbiamo preso in precedenza. E questa macchina che andremo ad attivare praticamente risucchierà gli zombie verso sé per caricarsi. Il totale degli zombie non so dirvi quant'è, anche perché non so neanche quanti sono questi zombie qua, quindi se dovessi metterli a contarli finirei domani. Quindi facciamoci il nostro bel gruppetto. Ok, segnale elite rilevato, interagiamo qua dentro e vedete che la macchina si ciuccerà, non tutti gli zombie, però almeno ci prova. Tenetevi sempre coperte le spalle dietro. Ok, vedete che ha già raggiunto la capacità massima. Comunque, se non sapete queste cose qui, attivatevi i sottotitoli come ce li ho scritti io qui a schermo, in modo tale che sapete ogni cosa di ogni personaggio che parla. Allora, c'è da dire che quando si gioca in singolo, l'arma, questo step qua, diciamo, ci impiega meno uccisioni. Se siete invece in 4 persone, già ci vogliono anche più round per completare questo step qua. Adesso, decidetevi l'arma da tenere.
Io per esempio cerco di tenermi sempre il gallo, quello che si compra a muro. Quindi, cos'è sta roba? Quindi, questo qui che è vicino all'aereo distrutto. Costa 2000 punti, che serve questo qua blu che ho adesso in mano praticamente. Perché è molto forte. A differenza di quello base, quindi da quando voi vi scegliete la classe, dov'è? Questo qui, che serve quello base praticamente, è già diverso perché quello che comprate, le armi che comprate a muro sono sempre più potenti rispetto a quelle che, con quelle che iniziate. Quindi io scelgo di tenermi questo qua blu, questo qua rosso lo tengo in mano. Interagiamo qui e possiamo raccogliere la nostra arma. Nel senso, la scelta dell'arma deve essere una cosa già fatta ai round precedenti. Quando voi avete letto il sottotitolo che l'arma ha risucchiato tutta come si chiama? Tutti gli zombie. Potete già interagire là con la scritta scarica e prendervi l'arma, ecco. Per ottenere questa arma qui, questo qui è il modo classico, quindi tra virgolette da easter egg. Altrimenti potete tentare la fortuna nella cassa, come qualsiasi Wonder Weapon finora ottenuta, tranne in Shadow of Evil che lì andava per forza di cosa costruita. E in più qui tutti i giocatori possono ottenerne una. Boh, quindi questo era come ottenere la RIP. Nel prossimo video vedremo i potenziamenti, quindi l'acido, il solare, la corrente e il gelo. Molto semplici comunque da ottenere. Adesso vi faccio vedere che cosa fa quest'arma qui su un po' di persone. E quindi ragazzi, potete ben capire che è molto utile quest'arma qua, soprattutto sui mini boss li scioglie praticamente. È molto buona. Poi immaginatevi anche i potenziamenti di quest'arma qui. Certo, non sono molto semplici da utilizzare, però sono molto devastanti. Detto ciò ragazzi, vi ringrazio per la visualizzazione, spero che il video vi sia piaciuto, come al solito vi invito a iscrivervi al canale, a lasciare un pollice in su se il video vi è piaciuto e rimanete in linea per i prossimi step. Ciao a tutti!